Eccoci di ritorno, scusatemi per l'interruzione, è arrivata una telefonata da un amico e insomma ho dovuto rispondere. Adesso spengo il telefono così siamo tranquilli che non vengo interrotto di nuovo. Allora, niente, come dicevo prima, sono a casa di un amico, sono a Milano, torno a Roma stasera, però ovviamente il periscopio ci scappa sempre. Oggi sono un po' più stropicciatello di ieri c'era un po' un sole che correggeva queste cose, ma insomma, vabbè, tanto comunque dobbiamo parlare di cinema e non certo fare immagine. Ciao Chiara, buongiorno. Magari ci beccheremo dopo, ci proviamo. Che cosa c'è stasera? Stasera qualcuno. Oh, Pietar Boa pure, buongiorno. Buongiorno anche a te. Qualcuno stamattina ha intercettato Domenico, l'ultimo credo. Io dico sempre che l'ultimo, poi continuano ad esserci nuovi passaggi perché il film sta per scadere e quindi erano rimasti un po' di cose da consumare. Siccome andava sempre male, l'abbiamo collocato più volte. Stamattina è stato ribeccato Ed Wood, che è forse il capolavoro di Tim Burton, e ahinoi è un capolavoro che va sempre male, ed è la biografia di questo regista catastrofico dell'America del dopoguerra, anni 40, 50 e 60. È una persona che desiderava fare film e li ha fatti, nonostante il suo talento avrebbe, insomma, sconsigliato, gli avrebbe dovuto sconsigliargli di farlo. Ecco, Ed Wood è un po' l'esempio di come quando ti dicono segui il tuo cuore, insomma, forse non sempre ti stanno facendo un favore, forse qualche volta è anche importante avere degli amici critici che ti dicono no, guarda, cambia mestiere, perché non era il suo mestiere, ma era quello che voleva fare. E insomma, l'ha pagata cara perché diciamo che non ha avuto una vita particolarmente piacevole, ma il film di Tim Burton che era ispirato. Fantastico, Piotr, grazie. Grazie. Beh, insomma, io qua parlo solo di cinema tutti i giorni. Ai nuovi, mi sembra che siamo tutti vecchi amici qui. Insomma, ciao Arianna, buongiorno. Però ai nuovi o chi dovesse vedere questa cosa nel replay, io lavoro a un canale che si chiama Rai Movie, canale 24 del Digitale Terrestre, canale 14 di TV Sat, canale 5024 su MySky. E parlo di cinema a manetta, insomma, quindi cerco di indurvi a vedere i film che programmiamo su Rai Movie, soprattutto quando penso che qualcuno non li vedrà. Oggi ci sono un paio di film forti che sono repliche di film che abbiamo già trasmesso in prima serata, verso l'ora di pranzo. Adesso gli orari precisi non ve li so dire, però sul sito raimovie.rai.it trovate tutti i dettagli per sapere a che ora vanno in onda. Abbiamo repliche di film come Mission. Da quando non te lo so dire, fanno una quantità di periscopio esagerata. Sto pensando di fare un unfollow perché alla fine, cioè, veramente io riesco a vederne pochi. E quando vedo veramente persone, account che fanno 16 periscopi al giorno, comincio a un po' a preoccuparmi perché non riesco a starci dietro. Certo, non posso recuperare i replay, ho solo 24 ore al giorno. Mi sembra, a me interessa sempre vedere dietro le quinte. Radio Rai fa dei dietro le quinte che poi però in realtà mi sembra si limitano. Ciao Deborah, buongiorno. Mi sembra si limitano a riprendere le persone che fanno il loro programma, cioè che non ci sia una vera interazione. Quindi a questo punto forse mi interessa meno perché Periscope è viva e viva, ma è bello anche. Sì, però a me piace vedere dietro cosa succede dietro. Però allora mi piace, che ne so, come fa hashtag Febea, certo che perdo il piacere di immaginarmi la stanza. Nella radio spesso le stanze non sono belle, non sono scenografiche, perché l'obiettivo è fare una cosa acusticamente interessante. Però, per esempio, Luca di Hashtag Febea, tra un brano e l'altro che presenta, interagisce con le persone che seguono su Periscope, quindi si crea un'interazione vera. Nel momento in cui ti limiti a filmare uno che parla alla radio, boh, insomma, con delle luci un po' tristi, insomma, boh, mi interessa il giusto. Vediamo, magari è soltanto un inizio, e comunque alla fine anche loro magari inventeranno un modo di filmare, di riprendere la Rai in modo interessante. Sì, ecco, quello è un periscopio che ha un senso. Allora, dicevo sì, cioè mi sembra, ok, dobbiamo fare tutti i periscope, però boh, non abbiamo capito qual è lo specifico. Alla fine il problema di questi social è sempre un po' individuare lo specifico. Io ho avuto problemi per esempio con Twitter, mi ero iscritto, dicevo, ma che cacchio ci faccio con questo Twitter? E per anni non l'ho usato perché non l'ho capito, molto semplicemente. Ciao, no, no, attenzione, spegni subito, non andare a schiantarti per colpa nostra. Sì, ma poi l'engagement varia, Piotr, no? Alla fine, cioè, tu vedi che cosa ingaggia, come cosa aggancia in modo interessante, e
e sfrutti quello se torna nelle tue corde, perché c'è chi preferisce Twitter, c'è chi preferisce Facebook, c'è chi li può usare tutti e due, ognuno serve per una certa cosa. Io per esempio non ho capito Tumblr non riesco proprio a boh, non mi serve. Magari un giorno diventerò un tumbleratore pazzesco, come mi è successo con Twitter, che all'inizio insomma proprio non mi sembrava che avesse un gran senso, e poi invece usando quello di RaiMovie ho capito che aveva un senso per certe cose, tutto sommato. YouTube Connect che cos'è? Terremoto cos'è? Una roba, un'altra cosa che in qualche modo fa diventare. Perché su YouTube già adesso si possono fare, mi sembra, le dirette, no? Quindi che cos'è esattamente YouTube Connect? Live streaming, d'accordo. Sì, già c'è, credo, mi sembra che già un amichetto di mio nipote stava facendo tempo fa una diretta che aveva uno spettatore, ci siamo uniti in due o tre, per tutti a pagamento. Ah, fantastico, boh, interessante. Sì, quello potrebbe essere una bomba, vediamo, bisogna vedere, perché se a pagamento, cioè a pagamento nel senso che io pago per vederti oppure che io pago per trasmettere. Questa potrebbe essere una cosa interessante. Nel frattempo, boh, tanto per non stare lì a aspettare le risposte, cosa ci abbiamo verso l'ora di pranzo? Abbiamo repliche di film che abbiamo messo in prima serata. Pagano i live streamer, ok, quindi tu paghi per fare una diretta che poi viene vista su YouTube, quindi presumibilmente ti potrebbe fruttare, cosa ci sarà, uno share revenues o qualcosa del genere, immagino, ma lo andrò a cercare, mi sembra interessante. Allora, ora di pranzo. Ora di pranzo abbiamo Nikita e Mission. Nikita forse l'avete visto ieri in seconda serata, diciamo, il capolavoro di Besson, forse il capolavoro di Besson in realtà è Leon. Però Nikita rispetto a Leon forse è un po' meno formulare. Leon già c'è una maggior compromissione, già un po' più americanizzato. Nikita ho l'impressione che sia stato davvero, no, non la prova generale, ma il primo grande film e forse anche l'ultimo grande film di Luc Besson. Già in Leon c'è un po' più di compromesso, penso. Però ecco, sono i due film più belli suoi in assoluto. Ecco, se non è Nikita il capolavoro, lo è Leon, se no lo sono insieme. Quindi ne abbiamo parlato ieri, storia di una tossica che viene salvata dai servizi segreti, sostanzialmente trasformata in un'assassina ferocissima ed efficientissima, interpretata da una grandissima Impario. Ricordo che all'epoca, credo che con questo film Besson avesse avviato un modo di fare pubblicità anche molto reticente. Aveva diffuso soltanto un poster molto bello, un'inquadratura dall'alto di una strada in cui si intravedeva una figura di donna, inquadrata appunto dall'alto, ma se ne vedeva l'ombra disegnarsi sui sanpietrini sostanzialmente, e che era molto evocativa, e all'epoca tutti erano curiosissimi di sapere che cosa fosse questo film. Poi il film è uscito, è esploso dappertutto, è esploso in Francia soprattutto, ma è arrivato negli Stati Uniti, è stato rifatto dal remake, poi è nato anche uno spin-off televisivo che ha avuto un certo successo, che era La Femme Nikita, e vabbè, insomma, questo già l'abbiamo detto. Mission, ne abbiamo parlato anche, forse una delle più belle, delle cinque colonne sonore più belle di Ennio Morricone, un film prodotto da un italiano, Fernando Ghia, che ci è stato dietro per 10 anni, ha montato il progetto, quindi è ecco, uno di quei casi in cui il film più del regista, che normalmente l'autore si può concepire come autore del film, è un film di produttore, perché è stato il produttore a trovare gli sceneggiatori, far scrivere la storia, andare a convincere Jeremy Irons e Robert De Niro a partecipare, ad assumere Roland Joffé per fare la regia, per cui è un film di Roland Joffé, ma è soprattutto un film di un italiano, Fernando Ghia, che insomma è riuscito con questo a così sfondare un po' nel mondo internazionale del cinema. Non è poi andato molto avanti, dopo di questo di importante ha fatto una edizione televisiva del Nostromo di Conrad, però insomma decisamente ha lasciato il suo nome legato a Mission, che è un film bellissimo sul colonialismo, ma poi soprattutto in realtà sull'espiazione, la storia di un uomo di spada e di un uomo di preghiera che in qualche modo si incontrano nel Sud America. È un film visivamente molto ricco, ma soprattutto è una colonna sonora strepitosa che, se non avete visto il film, comunque conoscerete, perché è stata utilizzata da 15 anni, credo, è stata utilizzata negli spot della CEI, se non altro, per cui sono veramente una colonna sonora celeberrima, candidata all'Oscar, che però non ha vinto. Come sapete, Morricone, il suo primo Oscar non onorario, l'ha vinto soltanto quest'anno per i film di Tarantino. E questi sono i film della giornata. Ciao Arianna, buongiorno, grazie, grazie, ci vediamo poi nei prossimi giorni.
Cosa abbiamo invece in prima e seconda serata? Qui andiamo velocemente, però sono film importanti, soprattutto il primo, L'uomo senza volto, è importante perché è il primo film di Mel Gibson come regista ed è curiosamente più sensibile, meno che va giù di piattonate di quelli successivi. Cioè, Mel Gibson è uno strano personaggio, un attore di grande talento. Ciao Piotr, buona giornata, grazie di essere passato. È un attore, o è stato un attore di grande talento ed è un regista che sa il fatto suo. Ma è anche un personaggio difficile, con dei suoi demoni personali, con dei problemi grossi di alcolismo, di razzismo, di xenofobia, e insomma ha fatto delle uscite molto discutibili, per non dir di peggio, ma anche come regista a livello artistico, i film che ha fatto con La Passione di Cristo e il più divertente, però non meno violento, Apocalipto. O anche Braveheart, se vogliamo, sono dei film interessanti, cazzuti, tosti, ma che rivelano davvero una personalità tormentata, quasi sadomasochistica, direi. In realtà, tra Braveheart e La Passione di Cristo sono due film sulla passione, sono due film sul martirio e anche Apocalipto, cioè c'è veramente un senso di così, forse di Non voglio dire di fede, ma di devozione deviata e abbastanza distorta. Questa è un po' l'impressione che ho vedendo i suoi film. Questo di stasera, esattamente, sono d'accordo. E già in questo in realtà c'è un senso poi di incroci, di sensi di colpa, di punizione. Il protagonista, il fatto di essere un bell'attore che come protagonista si sceglie un personaggio sfigurato, emarginato, divenuto una sorta di eremita, detestato dalle persone che abitano lì vicino, a torto, ed essere vittima di un'ingiustizia. Insomma, ci sono una serie di sì, decisamente, decisamente, probabilmente calvinista, magari mescolato poi anche con insomma, forse una cultura non approfondita, come magari insomma, si dovrebbe avere per affrontare temi di questo genere. In ogni caso, questo è un film tratto da un romanzo leggermente edulcorato, la storia del rapporto tra un ragazzino e è appunto un eremita. Il ragazzino sogna di andare a West Point, viene preso sotto l'ala da questo strano personaggio senza volto perché sfregiato e che tutti insomma guardano con sospetto, che gli insegna a vivere, gli insegna a seguire i suoi sogni, e però poi da lui viene allontanato con delle accuse infamanti che non vi sto a raccontare. È un film soprattutto di recitazione. Si vede che Gibson, che appunto come attore è un attore che ha sempre saputo il fatto suo, anche se poi non sempre ha avuto modo di fare film, o ha scelto di fare film in cui si andasse a indagare su sfumature, insomma, ha fatto soprattutto un cinema abbastanza forte, abbastanza d'azione, ma è un attore capace di sfumature, e lo si era visto anche nei film che aveva fatto con Peter Weir. Adesso penso in particolare agli Anni Spezzati, in cui era proprio giovane ed emergente, ma era bravissimo, era bravissimo in maniera anche sottile. Questo è un film più, forse il film più sottile, che non è magari dir molto, ma è un bel film di rapporto tra personaggi, ben recitato. Il film di seconda serata, invece, è il film che non conosce nessuno, quindi due parole in più. Mi ero segnato il nome del regista perché non me lo ricordo, è un regista svedese, se ce l'ho qui, vediamo se lo riesco a trovare, Mikael Marcimain. Il titolo è Call Girl, e uno dice un titolo così, sarà una roba scandalistica, sarà una zozzeria, sarà una roba un po' pruriginosa. No, non è così, è un film che parla di scandali sessuali, ma è un film non sensazionalistico, è un film, una coproduzione tra la Svezia, la Norvegia, l'Irlanda e non so che altro paese scandinavo, e racconta una storia che diciamo che poi l'Italia ha rivissuto molto recentemente, non più di 7-8 anni fa. E che racconta di come certi politici non paghi del potere che hanno in mano, insomma, estendono in qualche modo questa brama di potere al ritenersi al di sopra della legge quando
si avvalgono di prestazioni sessuali di diciamo professioniste che non sono maggiorenni. Ecco, fatto un lungo giro di parole, ma appunto c'è una questione di scandali sessuali che hanno coinvolto realmente negli anni 70 alcuni politici svedesi, però appunto non è difficile ricordarci alcuni politici italiani molto recenti che sono, insomma, hanno avuto un po' di problemi proprio in seguito a questo stesso tipo di storia. È la storia di una ragazzetta 14enne, credo 14-15enne, che viene così cooptata da una madame, da una maîtresse che fornisce ragazzine ai politici. Ed è un film che ricostruisce molto bene l'atmosfera degli anni 70, che appunto ha il nudo, ha delle scene, ha qualche scena. Buongiorno Serena, buongiorno, ben arrivata, ma non lo fa per andare a titillare, per andare a stuzzicare, lo fa per ricostruire dei fatti storici. E lo fa anche a me, anch'io, I miss Leo very much, ma lo vado a ritrovare molto presto, perché dal 1º aprile di nuovo sarà il pesce d'aprile, torno in redazione, quindi ricominceremo a fare le nostre dirette da laggiù. Non so se riuscirò a farlo il primo giorno, perché in genere ci mettono un po' di giorno a riattivarmi la password, e quindi non è detto che potrò utilizzare il wifi della redazione da subito, però penso che dal 3-4 aprile sicuramente ci si... Il tuo per il compleanno, perché tu hai esordito su Periscope, che giorno, Serena? Comunque, Call Girl è un film di un regista che aveva diretto un paio di episodi di Wallander, o Wallander. 1º aprile 2015, fantastico, bene, allora dai, a quel punto celebreremo il tuo per il compleanno. Non so quando è il compleanno di Periscope in assoluto, credo che ci sia già arrivato, forse questo sabato. Grande. No, allora non vedo l'ora, non vedo l'ora. Una di quelle terribili foto che hai preso mentre facevo il deficiente su Periscope, presumo. Allora, regista di Wallander, aiuto regista di seconda unità di un film di Thomas Alfredson, che forse avete visto, si chiamava La Talpa, era una delle varie versioni della Talpa di John le Carré, in inglese era Tinker, Tailor, Soldier, Spy. E che aveva anche lì c'era una ricostruzione del passato molto accurata, con una bellissima fotografia fatta dallo stesso autore della fotografia del film di stasera. È appunto un film che ricostruisce la storia svedese e che è stato in mezzo anche a polemiche abbastanza importanti, perché ai cineasti è stata verso i cineasti è stata scatenata una causa dagli eredi di Olof Palme, che forse ricordate, era un leader svedese che è stato assassinato tra l'altro per strada, un sicario lo uccise proprio in mezzo alla strada, e che però era stato anche, pare, coinvolto in scandali sessuali. La famiglia ha fatto causa ai cineasti, agli autori di questo film, costringendoli a tagliare una scena importante, nonostante nel film non ci sia un personaggio che si chiama Olof Palme, ma c'è un personaggio che è palesemente ispirato a quel leader svedese. Per cui la versione che si vede di questo film, l'unica che è stata distribuita legalmente, ha un taglietto in una scena che i familiari di Palme hanno ritenuto offensiva, nonostante il nome del loro familiare non fosse stato citato. Più o meno questo è quello che ho da dirvi. Vedetelo, Call Girl è il nostro appuntamento di oggi per il ciclo Viaggio in Europa, che è insomma, diciamo, il nostro piccolo ghetto destinato ai film che non sono necessariamente americani. E in Viaggio in Europa ci entra un po' tutto e ci possiamo far entrare anche film italiani, ma insomma diciamo che spesso e volentieri ci andiamo a infilare film un pochino più d'autore, un pochino meno direttamente commerciali di quelli che possiamo concederci normalmente in prima e seconda serata, se vogliamo mantenere gli ascolti che il canale deve sempre fare. E credo di aver detto tutto. Ho detto tutto, non vi sto a raccontare cosa ci abbiamo domani, magari vedrò se riesco a fare un periscope dal treno, sempre che a Rozzano tutto bene. Sì, per fortuna tutto bene. Adesso ho passato la notte a casa di questo caro amico, adesso mangeremo insieme e poi riprenderò il treno verso Roma, sperando di, boh, forse riusciamo a incontrare o Chiara o anche Giusy, vediamo prima di partire. Ci aggiorniamo dopo e vediamo se riusciamo a fare una caramba.
privata periscopica. Per tutti gli altri ci vediamo sempre qui su Periscope, a prestissimo, buon divertimento con i programmi di iMovie, al cinema o, o dove diavolo vi pare. A presto, a dopo, ciao. Ops, no, ormai non si chiude.